Ciao, sono Barbara Baraldi e oggi sono ospite della pagina Elena e i libri per parlarvi del mio romanzo Un sogno lungo un'estate. È uscito per la prima volta nel 2012 per l'Einaudi e è un romanzo pensato per ragazzi più 12, quindi già i ragazzi delle medie lo possono leggere, ma che hanno letto anche gli adulti, perché comunque io scrivo thriller e anche qui c'è un mistero di fondo. Le mie fonti di ispirazione sono state Stephen King con il suo The Body, che ha poi ispirato anche il film Stand By Me. C'è un gruppo, c'è una ragazza che si trova a passare l'estate in campagna, in questa casa sperduta nella bassa Emiliana, una casa che sembra infestata, una casa che sembra sussurrare, che sembra voler raccontare storie e soprattutto nascondere misteri, così come la sua proprietaria, zia Isabella. Matilde, la protagonista, è con i genitori mentre avrebbe voluto passare l'estate con la sua migliore amica in Sardegna. E l'altra fonte di ispirazione è un racconto che mi raccontava mia nonna da piccola, una storia cupa, una storia che mi ha fatto sempre molto riflettere, molto pensare. Un paracadutista era caduto durante la Seconda Guerra Mondiale vicino a casa di mia nonna. E la bisnonna aveva scambiato per il paracadute generi di prima necessità. Io mi ricordo che avevo chiesto alla nonna che cosa se ne facessero di un paracadute. Lei mi aveva raccontato che poi aveva creato la biancheria per tutta la casa, i vestiti per le bambine, quindi la mia bisnonna aveva utilizzato questo tessuto molto resistente misto seta per fare tantissime cose per la casa. E da lì l'idea di questo paracadutista, di quest'uomo venuto dal cielo senza un'identità, mi aveva assolutamente incuriosita, mi aveva fatto pensare. E poi, tanti anni dopo, sono partita da questa base per raccontare una storia. Un paracadutista cade nella bassa Emiliana con il suo paracadute, occupa uno dei tanti ruderi di campagna e dipinge, quasi fosse la mappa di un tesoro, questo grandissimo murales dietro la casa, molto inquietante. C'è un cervo a cui è stato strappato il cuore, c'è una stella, c'è un uomo che piange, tiene questo cuore ancora, che sembra ancora pulsante tra le mani. Questa è, secondo la leggenda, una mappa del tesoro e tutti i ragazzini, tutte le estati cercano di ritrovare questo tesoro, ma nessuno ci riesce. Matilde, la protagonista, con un gruppo di amici, che conosce in campagna, si metterà alla ricerca di questo tesoro. È una storia sull'affrontare la paura. Diventare grandi alla fine significa proprio quello, affrontare le nostre paure, permettere a noi stessi di avere paura, ma di non farci condizionare dalla paura. E vi leggo il pezzettino che c'è dietro il libro. Come in trance, procedo verso la stanza dei miei genitori. Dallo spiraglio della porta proviene il tenue bagliore azzurro della luce di cortesia di mamma. Mi avvicino, entro. I miei genitori sono abbandonati al sonno, si danno le spalle, raggomitolati l'uno nel bordo opposto del letto rispetto all'altra, chiusi, come durante il resto della giornata. Io sono a un passo da mamma, posso avvertire il suo respiro lieve. Sul comodino c'è la chiave argentata. La prendo in mano, scaccio un brivido. Piccola chiave argentata, quale scrigno custodisce il tuo segreto? Vedete che l'atmosfera è da brivido, i segreti non sono soltanto uno, e perché Matilde non si faccia mancare nulla, la prima sera che dorme in questa casa le appare quello che sembra un fantasma e sembra volerle dire qualcosa. Quindi un racconto da brivido per i più 12 anni e anche per gli adulti. E un abbraccio Elena e ciao, buona lettura. Ciao a tutti e benvenuti nel nuovo video libroso con questi capelli selvaggi, vabbè. E oggi vi voglio parlare della mia amica Barbara Baraldi. Più e più volte vi ho già parlato di lei nei miei video e per la saga di Aurora nel buio, Aurora Scalviati, Profiler del buio.
Io voglio ringraziare tantissimo Barbara perché ci farà anche un piccolo video di introduzione e oggi voglio parlare in particolare del suo libro che è stato, diciamo, appena rimesso su Amazon. Si chiama Un sogno lungo un'estate e io l'ho preso in versione digitale ed è un romanzo di formazione per ragazzi, ma potete leggerlo tranquillamente, insomma anche gli adulti, adolescenti, eccetera, perché è veramente, veramente bello. A me è piaciuto tanto, perché è un libro semplice ma allo stesso tempo che nasconde dei, diciamo, dei messaggi preziosi e soprattutto credo che sia una bella lettura per i ragazzi e le ragazze dai 10 anni in su. Ovviamente per questo motivo non ci sono scene thriller come è solita fare Barbara, visto che noi che l'amiamo ci spaventiamo, ci emozioniamo e diciamo inorridiamo anche all'interno dei suoi libri perché la protagonista, in questo caso parlo di Aurora, entra in contatto con delle situazioni un po' particolari. Questo essendo appunto un romanzo di formazione per ragazzi, non ha queste scene, però ha all'interno anche un mistero. Quindi veniamo a noi e alla storia. Chi è la protagonista? Matilde. È una ragazzina che sta è abituata a vivere in città, lei vive a Milano, sta andando insieme alla mamma e al papà in campagna e, per l'estate e ovviamente lei non ci vuole andare. Vorrebbe andare con la sua amica Veronica in Sardegna e chiunque di noi vorrebbe andare in Sardegna al posto che in campagna, ma in questa, diciamo, località di campagna, dalla zia Isabella succederà qualcosa. Questa zia Isabella è particolare, è una persona molto enigmatica, silenziosa, che non dà confidenza, non è amorevole, all'apparenza io parlo, poi leggendo il libro capirete la storia di questo personaggio e quindi capirete anche il perché di queste sue zone un po' ombrose. E ovviamente non c'è nessuno con cui possa fare amicizia, secondo Matilde, in quella zona. Allora, la mamma di Matilde è una scrittrice, scrive fiabe per bambini, ma improvvisamente quando arrivano da questa Isabella, la mamma diventa cupa, triste, e dalla finestra dove lei, insomma, dalla camera in cui scrive, continua a guardare in modo triste, nostalgico e anche un po' preoccupato verso un laghetto che si trova ovviamente al di là della finestra. E Matilde non riesce a capire, non riesce a capire il perché del silenzio della madre, che l'ha sempre comunque resa partecipe delle fiabe, anzi era la sua prima lettrice. E il padre, anche lui, diciamo che ha qualche screzio con la madre e si metterà a fare dei lavoretti, visto che prima di partire aveva perso il lavoro, si metterà a fare dei lavoretti con il suo amico d'infanzia Dario. Ovviamente... Dario ha anche dei figli adolescenti, Rachele, Rudy e Riccardo. Rudy è un piantagrane, un rompipalle assoluto, Rachele è una chiacchierona, non smette mai di parlare, e Riccardo è un bel tenebroso giovanotto con i capelli lunghi che va in sella alla sua moto, una moto da cross, e però Matilde non accetta mai l'invito del padre inizialmente, per andare a casa di Dario e conoscere i figli. Un giorno però ci va, li incontra e ovviamente rimarrà folgorata anche da Riccardo. Però vi dicevo che c'è un mistero all'interno di questo libro. È il mistero di Legnani. Adesso però io vi voglio leggere qualcosa, così non vi svelo troppo. Sentite? Arrivati a casa di Dario, io e Riccardo ci siamo salutati. Allora ciao, e sono montata sulla bici. Attenta al bianconiglio, ha ribattuto lui. Invece di ripartire, sono rimasta immobile, col piede sul pedale. Cosa c'è ancora? Mi ha incalzata. Volevo chiederglielo.
ma non riuscivo a trovare un tono adatto. Mi sono trovata in uno di quei momenti in cui parole di Veronica ti saltano addosso tutte le paranoie e tutte insieme. Non è che se glielo chiedo poi pensa che lo filo? Oddio, dovrebbe essere lui a invitarmi. Non sarà carino con me solo perché è gentile verso i miei? Mi sono tornate in mente le parole di mamma. Non dovresti frequentare quei ragazzi, loro appartengono ad un altro mondo. Mi sono buttata. Le parole mi sono uscite tutte d'un fiato. Mi farei fare un giro sulla tua moto uno di questi giorni? Mi ha risposto come se non aspettasse altro. Ma certo, non ti permetterò di tornare in città prima di aver provato l'ebbrezza del cross. Sono ripartita e una manciata di secondi dopo la sua voce mi ha rincorso. Non ti ho neanche offerto da bere, ha detto. Avrei voluto fermarmi, ma ho preferito rimanere da sola. Per tutta la vita, per tutta la via del ritorno ho pensato, cosa voglio fare da grande? Riccardo ha 2 anni in più di me, eppure sono convinta che avesse la stessa risolutezza quando aveva la mia età. Forse non siamo tutti pronti nello stesso momento, o forse sono io che piuttosto che guardarmi dentro, preferisco cercare le mie risposte altrove. E qui abbiamo conosciuto Matilde e Riccardo, siamo già più o meno a libro inoltrato. E qui invece, nel pezzo che vi voglio leggere ora, Matilde incontra Lucertola. Chi è Lucertola? È un anziano signore che ha un cane, che è Bob, e praticamente che cosa succede? Bob un giorno, mentre Matilde sta facendo insomma una passeggiata, le corre incontro e le fa le feste, e lo porta da Lucertola, così i due si conoscono. Lucertola è un po' il saggio del posto, una persona molto particolare, che ha 2 occhi di colore diverso, uno è azzurro e l'altro è scuro. E qui in questo pezzo che vi voglio leggere parlano di Legnani, quindi addrizzate le orecchie e sentite. Ti ascolto. Tu l'hai conosciuto Legnani? Ma come ti viene in mente Legnani? È una storia di cui non parla più nessuno. Te l'ho detto, mi piacciono le storie. Comunque, me ne ha parlato mio padre. Se devo dire la verità, non sono stata ad ascoltarlo con attenzione sul momento. Poi, però, ogni tanto mi torna in mente. C'era un mulino, un uomo solitario, un dipinto e un tesoro. Dico l'ultima parola abbassando il tono della voce. Legnani arrivò dal cielo. Scoppio a ridere. Ma mi prendi in giro, vero? Niente affatto. Atterrò con il paracadute proprio nei pressi di Castella. A quel tempo era chiamato così il vecchio mulino dal nome dell'ultima famiglia a cui era appartenuto prima che andasse in rovina. Scommetto che neanche mio padre lo sa questo particolare. Mi siedo sull'erba incrociando le gambe. Nessuno sa perché Legnani decise di stabilirsi in quel rudere. A chiunque gli chiedesse il motivo rispondeva che il destino lo aveva condotto fino a lì e un segno gli aveva fatto capire che doveva viverci. Un segno? Lo incalzo. Certa gente ha bisogno di vedere un segno per compiere la scelta giusta. Non posso fare a meno di pensare che anch'io sono come certa gente. Spesso delego le scelte importanti. A volte manco di coraggio. Lucertola continua. Quello che so è che il suo biplano ebbe una avaria e lui si lanciò per atterrare a qualche chilometro da qui. Quindi il mulino non è molto distante, con la tua bici una 30 di minuti di pedalata veloce. Non sarà che mi sopravvaluti? E sorrido. Legnani rimase senza un soldo. Disse che non era riuscito a recuperarli prima di precipitare, ma chi lo sa. Scambiò la tela del suo paracadute con le famiglie della zona in cambio di uova, farina, formaggio e generi di prima necessità. Ma chi comprerebbe mai la tela di un paracadute? Quello dei paracaduti era il tessuto più resistente che si conoscesse. Sai quante lenzuola, federe e biancheria si potevano ricavare? Non ci avevo pensato. E come avresti potuto? Erano altri tempi. Le esigenze erano molto diverse da quelle di oggi. Per rispondere alla tua domanda, sì, l'ho conosciuto. E se devo dire la mia sul tesoro, credo che sia davvero sepolto da qualche parte. Quell'uomo nascondeva un segreto. Ne sono certo, come sono certo di avere 2 occhi di diverso colore. Fuggiva da qualcosa che non gli lasciava scampo e da cui si è sentito braccato fino al giorno della sua morte. Rabbrividisco. A che ore sono? Chiedo. Lucertola lancia un'occhiata all'orologio. 3:15. Alle 3:15 di un assolato martedì pomeriggio d'agosto decido che troverò il tesoro di Legnani e scoprirò il suo segreto. Ecco qua.
Quindi questo libro in stile baraldiano ha un segreto all'interno. Io sapevo che questo romanzo mi sarebbe piaciuto perché amo tutto quello che scrive Barbara, anzi adesso dovrò iniziare a leggere Striges. Ho letto anche Paziente 99, che è bellissimo ed è in versione digitale su Kindle, lo potete trovare anche con Kindle Unlimited, e ho scaricato La Sconosciuta. Se avete MLOL, quindi Media Library Online, potete scaricarlo gratuitamente da lì anche in formato MOBI, che poi è quello per il Kindle. Io vi saluto, vi auguro una buona giornata, una buona lettura e ovviamente hashtag io resto in casa. Ciao a tutti e grazie a Barbara. Un bacione a lei e a tutti voi.